E abbiamo anche per la Zephyr Trading Val di Magra Nicolò Caselli. Benvenuto Nicolò. Buonasera. Inizia la playoff. Prima di analizzare gli altri campionati, promozione prima e seconda categoria, facciamo un break sulla pallavolo. Val di Magra, società ormai collaudata e sicuramente importante dal punto di vista del panorama pallavolistico provinciale, la Serie B, ma anche tanto altro. Nicolò, quest'anno l'obiettivo della società nella Serie B qual è? Quella di mantenerla o di puntare in alto? È la salvezza. L'obiettivo della Serie B è la salvezza. Quest'anno c'è stata la riforma dei campionati, quindi il campionato di B2 e di B1 si sono uniti ed è il primo anno quindi che noi partecipiamo a questo campionato di Serie B, che è un campionato molto impegnativo. Vediamo anche qualche immagine. Sì. Prego, siamo partiti molto bene, ora nell'ultimo mese abbiamo avuto un po' di difficoltà, però non dimentichiamoci che il nostro obiettivo è la salvezza. Questo è un campionato di Serie B, quindi praticamente dopo la Serie A1 e A2, che sono campionati di un'altra categoria, c'è il terzo. Il livello si è alzato. Sì, il livello si è alzato perché si sono unite la B2 e la B1. E tra l'altro, insomma, la nostra rosa è composta da giocatori che non hanno mai partecipato al campionato. Dopo poi parleremo di basket. Torniamo in studio, regia, Nicolò. Al campionato di Serie B nazionale, quindi abbiamo le difficoltà sono legate a quello. Abbiamo fatto delle ottime prestazioni, alternando soprattutto nell'ultimo periodo a qualche partita meno buona, però come ripeto il nostro obiettivo è la salvezza e ce la stiamo giocando. La classifica è cortissima perché ci sono ben 8 squadre racchiuse in 8 punti e quindi sarà una battaglia fino a maggio praticamente. Quindi la Serie B è la categoria più importante che abbiamo, poi abbiamo 2 squadre formate interamente di giovani, di under, una femminile e una maschile, tutte e due che partecipano alla Serie C regionale. Quella maschile abbiamo fatto una collaborazione con la Pallavolo Spezia Group e questa è una cosa molto importante, il fatto di poter disputare dei campionati regionali solamente con giocatori under è molto importante per far crescere il nostro vivaio. Da un punto di vista dei risultati purtroppo non sono buoni perché incontriamo squadre molto molto più esperte di noi, però è un'occasione importante per i nostri giovani. Torneremo a parlare più tardi di voi anche per un'iniziativa importante che state preparando in vista dell'Epifania, ma torniamo alla pallavolo Nicolò Caselli per un'iniziativa giovanile importante in programma tra qualche giorno. Sì, noi organizziamo, siamo arrivati alla quarta edizione del torneo nazionale della calza, che è un torneo nazionale di pallavolo giovanile. In questi anni ha avuto molto successo, quest'anno lo anticipiamo a fine dicembre per problemi di calendario, questa è la locandina. Quindi il 27, 28 e 29 dicembre abbiamo 3 palestre, la palestra base è il nostro palazzetto, la tensostruttura di Santo Stefano Magra, poi abbiamo la palestra di Ameglia e poi abbiamo la palestra di Caniparola. Vengono squadre da tutta Italia e i numeri sono dei numeri importanti perché abbiamo una media di 25 squadre iscritte, squadre provenienti da 5 o più regioni d'Italia e oltre 70 partite. Quindi è un torneo di buon livello. Quest'anno le categorie sono under 14, under 16 e under 18 femminile. Bene, bene. Davvero un'iniziativa importante.